Cioè Nicola è il segretario di un partito che voleva andare in quella direzione e lui ha scelto di tenerlo unito e io ho meno responsabilità di lui. Più facile per me rimanere coerente rispetto a lui. Lui ha fatto quello che... Lui non è stato coerente? No, secondo me lui ha fatto quello che il partito voleva. Forse non quello che voleva lui. E però, ripeto, lui è il segretario, io no. Per me è molto più facile dirlo, no? Io mi sono dimesso ieri, è stata una roba dolorosa. Penso che ci sia bisogno di costruire un'alternativa ai 5 Stelle e alla Lega, non con i 5 Stelle, questo è il mio pensiero, lo pensava prima tre quarti del PD, hanno cambiato idea rapidamente, va bene così, li rispetto, però più di questo non sono uscito ieri, onestamente. Quello che farò in questi giorni è andare a spiegare agli elettori perché e per come. Ma l'idea di rimanere appunto come in Europa, un parlamentare europeo, rimane, cioè non è che questa cosa... Diciamo, la farà fare un passo indietro su questo? No, perché l'ho spiegato anche con grande chiarezza. Io le elezioni europee sono fatte con le preferenze. Io sono stato eletto con una lista che era fatta dal PD più Siamo Europei. E a tutti i miei elettori, 280.000, ho sempre detto, e loro l'hanno sempre saputo, che se ci fosse stata un'alleanza con i 5 Stelle sarei uscito dal Partito Democratico. Quindi sono stato coerente con quello che gli avevo detto. Ribaltamento delle posizioni anche di Zingaretti, le pressioni, quanto hanno contato secondo lei e che cosa è stato decisivo per questo cambio di passo? Secondo me è stata decisiva una cosa che è un problema, cioè l'idea che non si possa vincere. Questa è la cosa che su cui io più sono in disaccordo, perché se tu sei convinto di non poter vincere o di non poter portare una comunità alla vittoria, ti devi porre un problema sulla tua permanenza. Ma nel caso di Zingaretti però secondo me c'è un attenuante forte, cioè Nicola è il segretario di un partito che voleva andare in quella direzione e lui ha scelto di tenerlo unito e io ho meno responsabilità di lui. Più facile per me rimanere coerente rispetto a lui. Lui ha fatto quello che... Lui non è stato coerente? No, secondo me lui ha fatto quello che il partito voleva. Forse non quello che voleva lui. E però, ripeto, lui è il segretario, io no. Per me è molto più facile dirlo, no? Secondo me ha pesato un senso di responsabilità che in una parte della base è molto forte. Cioè, non nascondiamoci, una parte della base del PD che dice tutto purché non si rischi Salvini, pensando che Salvini sia il fascismo. Io penso invece che Salvini è un bullo di cartapesta che si batte alle elezioni. E finché non lo batti alle elezioni lo gonfi. Questa è l'idea diversa, cioè lo gonfi perché gli fornisci gli alibi. Quello sta lì adesso a dire io avrei tagliato le tasse, non avrebbe fatto niente ovviamente. Paolo e Nicola li ho sempre sentiti, sono amici, rimangono amici e come ho detto quando gli tornerà la voglia di battersi ci troveremo dalla stessa parte. Secondo lei quanto dura questo governo che sta per nascere? Non lo so, vedremo, io penso non tanto, spero che non facciamo grandi danni perché i dati sulla produzione industriale di oggi sono drammatici, la situazione è molto critica. E spero che mettano sul tavolo le questioni vere, che sono l'Ilva, l'Alitalia, cosa si fa per lo sviluppo, cosa si fa per la scuola. Cioè, fino a che si parla del amiamo l'ambiente e ci vogliamo bene, sono buoni tutti. Ma come si va a fare una politica industriale con chi non voleva la TAV? Appunto, non si può. Per questo chi non voleva la TAV, chi non vuole la Gronda, chi vuole chiudere le fabbriche, va però mandato a casa. Però cambia facilmente magari. Non lo so se cambiano idea facilmente, io penso che al di là di cambiano o non cambiano idea siano la classe dirigente più incompetente che l'Italia abbia visto all'opera, Conte compreso. E questa riabilitazione postuma da statista di uno che è un trasformista la dice lunga su come sta nascendo questo governo.